Entriamo, Dario, entriamo nel nostro il record che ha appena ottenuto. Iniziamo intanto. Così sa benissimo che succede Grande questo. Dario, per le riprese. Allora, ci tengo solo a fare una precisazione. Siamo in una posizione un po', io e Dario, un po' di fortuna. Quindi, se non i due giocatori dei Simen, col numero uno è Danilo Bonaparte. E la palla viene presa proprio da Bonaparte sulla linea della quasi la goal line, inizia il ritorno, buoni blocchi dei compagni, glielo parte via sulla sinistra, ma ottimo anche l'intervento del difensore milanese. Running back Binda in posizione classica, è una formazione molto particolare, i tre ricevitori sulla destra schierati, Zradka riceve lo snap, palla Binda, una sweep sulla destra che viene fermata abbastanza prontamente, la difesa non c'è praticamente guadagno, Dario, una yard. Vittoria della, Stessa formazione per i Simen, vediamo se il gioco sarà simile o Zlatka inventerà qualcos'altro. Eccolo prendere lo snap, è un passaggio, si guarda intorno, buona rappresentazione, passaggio molto basso, vediamo se è ricevuto o no. Non è ricevuto dal numero 84. Terzo e 8, vediamo Zlatka. Attacco molto più aperto, tre ricevitori molto aperti sulla destra, solo Binda 13, stessa formazione di prima, no, anzi no, perché abbiamo ben quattro ricevitori questa volta per Zlatka. Che arretra, controlla, buona la pressione dei Rhinos, passaggio in mezzo centrale ed è ricevuto da Rhys Horn, ottimamente ricevuto, post di Horn, primo down. Abbiamo visto in questo caso Horn ricevere su una 10. 5 ricevitori, palla sulle 43, metà campo di Simen, Zalaka aspetta lo snap, 3 ricevitori a destra, 2 a sinistra, formazione molto aperta, arriva lo snap, Zalaka guarda prima sulla sinistra, poi deve scappare e lanciare fuori il pallone, ottima, ottima la pressione di chi? Numero 5 in maglia nera. Secondo e 10, vediamo sempre 3 ricevitori a destra, 2 a sinistra, primo sguardo a sinistra, palla diretta subito, ma completo e assoluto e totale misunderstanding, non si sono capiti. Zalaka il suo ricevimento, il numero 87 cercato prima da Zalaka. Terzo e 10, ennesimo e secondo in due drive, terzo e lungo per i Simen, Zradka arretra, anche qua grossa pressione, il passaggio è lungo, doppia copertura, che ricezione incredibile di Rhys Horn in mezzo a due difensori, incredibile. Raffaele messo in posizione dietro il tackle, Binda, vediamo cosa farà Zradka, prende il pallone. Arretra, cerca un ricevitore, lo trova sulla destra, il passaggio molto 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 lungo, in questo caso il target era Ismail Lamamra, ma la palla era veramente fuori dalle possibilità. Sì, era fuori dalle possibilità di Lamamra e di molti ricevitori in questo mondo. Diciamo che secondo down e goal, palla sulle 5, Zlatka arretra, un passaggio e questo è centrale, scusate, una po' sulla sinistra. Anche questa, Dario, permettimi, secondo me mancanza di tocco del Sì. quarterback, perché la palla era nettamente. Terzo e gol, palla sempre sulle 5, 2 ricevitori a sinistra, 2 a destra, Binda dietro Zradka e c'è un altro fuorigioco. Dario, Di ritorno a quello Tunisi. che hai detto te prima. Di Tunisi si è mosso proprio in maniera evidente lui il protagonista. 3 ricevitori a sinistra, 1 a destra, sempre Binda dietro Zradka. Vediamo quale sarà la scelta del quarterback, non crediamo sarà una corsa assolutamente. E no, invece una corsa di Zlatka in mezzo, evita l'avversario, blocco di Binda, touchdown! Luke Zlatka, Simen in vantaggio. Touchdown di Zlatka che sorprende tutti con una keeper, sfrutta un paio di bloccaggi molto molto buoni. Abbiamo visto leggermente inferiore a 100 yard, sarà un 96 yard circa, vediamo, calcio di solito profondo di Tunisi, invece calcio volutamente, probabilmente volutamente corto, la palla viene presa da McNeil, ci sembra di vedere con il numero 5, cerca il ritorno sulla sinistra, ottima francesina per usare un termine rugbistico da parte del giocatore, visto dove risultato partono ha ragione lui, ha assolutamente ragione lui. TJ Pryor, prima e 10, 2 ricevitori, vediamo motion del numero 11, Gabriele Rioli, invece una corsa sulla destra, una buona corsa. Una buona corsa del numero 25, Giacomo Krainos, 3 ricevitori a sinistra, 1 a destra, nessun tight end, Querzola dietro TJ Pryor, motion come prima da parte di Arioli, retra, corsa ancora, palla da Querzola, questa volta trova il buco, è scomparso e ricomparso per tra le maglie della difesa di Simen. Prime 10, palla sulle 30, 3 ricevitori a sinistra, 1 a destra, sempre Querzola di TJ Pryor, vediamo quale sarà la scelta del quarterback di Eastern Kentucky. Riceve adesso lo snap dal centro ed è ancora una corsa centrale di Querzola che ancora riesce a passare. Ottime giocate, tre azioni
tre belle corse di Milano farà qualcosa a riguardo. Milano quale, scusa? Che Milano in bianco. Secondo e due, Prior Retra, cerca un passaggio, è un passaggio sicuro per le mani del numero 88, è un primo down, ci sembra, 10, palla sulle 40, 4 ricevitori, il coach oltre dalla sideline ha dato lo schema, quindi pronti i giocatori, pronto DJ Prior, motion di Arioli da sinistra a destra, Prior riceve il pallone nel suo snap, palla a Quartola, no, è Prior che riceve ancora la corsa centrale, sono 8-9 yard, 9 yard da parte di Prior. Un sacco di yard. Secondo e 8, 3 cittadini a destra, 1 a sinistra, secondo e 2, grazie Dario. La palla Quartzola corre sulla destra ed è primo down. Incredibile l'apporto di Giacomo Quartzola a questo attacco, non soltanto nelle partite che abbiamo visto fino adesso, ma in questo inizio. Tanta nella metà campo Simen, in attacco i Rhinos. Tre ricevitori a sinistra, uno a destra, sempre Quartzola dietro DJ Prior, vediamo che riceve il pallone, Prior a retra, è un passaggio, si gira, è un passaggio sulla destra, sempre per Quartzola, uno screen che questa volta non ottiene grandi risultati, vediamo dove si posiziona l'arbitro, sono solo 2 yard in questo tentativo di allargare la difesa. Si sono un po' dilatati i tempi in questo... 8 nella metà campo di Simen, tre ricevitori a sinistra, uno a destra, sempre Quartzola, vediamo che riceve il pallone da Prior, ottima corsa, travolge addirittura un compagno e arriva ancora a Morà a placare dopo 6 yard, incredibile Quartzola. Sì, adesso ha corso alla sinistra del suo quarterback finché pure. Terzo e 4 per i Rhinos, il loro primo terzo down, 2 ricevitori a sinistra, 2 a destra, sempre Giacomo Quartzola dietro TJ Prior, vediamo il cimento andare in attacco con un blitz, Prior tiene il pallone, cerca un compagno, vediamo che prova lui stesso a chiudere il down e riesce a chiudere il down e molto 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 di più, sono circa 10 yard di guadagno forse per la difesa. 3 ricevitori a destra, 1 a sinistra, cambio in running back, è entrato Cira per i Rhinos, prende il pallone Cira che non riesce ad essere esplosivo come lo è stato Quartzola prima, questa volta viene subito fermato dalla linea difensiva dei Simen. Quartzola running back, 5 uomini di linea, nessun tight end nei Rhinos, vediamo TJ Prior prendere lo snap, nessun blitz da parte della difesa, Prior tutto il tempo che trova e fa quello che è capace di fare, corre prendendo tutto lo spazio che serve ed entra intoccato in touchdown TJ Prior, touchdown Rhinos. Sì, faccio notare che ha visto con la coda dell'occhio il tackle di sostanzialmente intoccato. Joe, ma può essere che le parole di Coach Holt in settimana abbiano un po' sporolato il numero 10? Qualcuno insomma dice sia stato ripreso più volte dall'head coach. Diciamo che da quello che abbiamo saputo intanto è in mezzo ai pali il calcio di Catalani che è pronto al kick-off. Primo quarto, 7 pari al derby di Milano che si disputa qui a Pero. Calcio molto lungo, vediamo Bonaparte, va a prendere la palla come prima sulle due, vediamo cosa gli dirà il ritorno, cerca il blocco dei suoi compagni, si sposta verso il centro, sembra trovare un buco, questa volta arriva oltre le 20 yard, quindi va bene così. Anche in questo caso perfetto il calcio, era un po' largo ma era perfettamente in campo e cadeva sulla linea della 1 yard. Quindi diciamo che in caso di un possibile touchback mi devi dei soldi, assolutamente, non in questo caso perché non parliamo certo di atleti professionisti. Prima e 10, bancia a sinistra, Binda dietro Zaratka, un ricevitore a destra, vediamo quale sarà la scelta del quarterback dei Simen, palla per Binda che si intrufola, approfitta di un bel blocco di Raffaele, modello counter da sinistra verso destra, caggio da parte del giocatore americano. Secondo e 8 per i Simen, vediamo, cambio di running back, buona parte, di nuovo una parte, 3 banci da sinistra, un ricevitore a destra, dalla carretra, si guarda intorno, ha tanto tanto tempo per lanciare e trova un ricevitore completamente solo di Tunisi che riceve veramente lasciato, dimenticato nelle coperture, risultato primo down. Parlavamo prima di Bonanno per 46, diciamo, della loro... metà campo, 3 ricevitori a destra, 1 a sinistra, nessun running back, 2 a sinistra, scusate, nessun running back. Zaratka, questa volta c'è un blitz che arriva, c'è anche un doppio fallo, vediamo adesso quale sarà, grande botta di Zaratka da parte del blitzer che dei Rhinos, il numero 99, attacco dei Simen. Vediamo, secondo i 20 quindi per i Simen, sempre buona parte dietro Zaratka, 2 ricevitori a destra e 2 a sinistra,
vediamo lo snap della carretta, di sicuro sarà un passaggio molto probabile, passaggio corto, qui non c'è un grosso guadagno, circa 8 yard per Risorn, cioè farlo ricevere lontano dagli avversari e andare a chiudere il down, questo fondamentale McNeil. Secondo e 14, 12 dietro a destra, 2 a sinistra, un running back dietro Zarka e Binda, se vediamo bene, vediamo Zarka a retra, grande pressione, Zarka deve scappare e intanto cercare un compagno, decide di lanciare un bombone per uccellitore completamente solo, grandissimo intervento, Gianluca Sorteni era dentro, terzo e 15 per Isimen, 13 vittorie a destra, 2 a sinistra, vediamo c'è un motion di Risorn che quindi carica il lato destro di 14 vittori, buona la pressione della linea dei Rhinos, Zarka deve correre, vediamo se riuscirà ad arrivare al primo down, non ci arriva lontano Dario, ma neanche troppo vicino. La sideline dei Rhinos stava saltando. Vediamo se Coach Adona segue i consigli di Dario. Oh no, quarto down, incredibile, cruciale, anche se è presto, Zarka retra, cerca un ricevitore corto, lo trova senza problemi, ma c'è molto molto di più da parte del ricevitore, fumble di Zorn! Abbiamo visto di tutto in questa azione, Dario. Sì, 10 secondi in cui è successo di tutto. Innanzitutto, ma quelle 4 rimbalzi del play in campo credo abbiano provato attacchi di cuore, provocato attacchi di cuore ai tifosi Simen. Primo e 10, palla sulle 22 nella metà campo dei Rhinos, 2 radio per Zarka. La palla viene consegnata a Raffaele che segue i blocchi dei compagni in maniera perfetta e guardate cosa ha guadagnato Raffaele, una corsa che sembrava chiusa sulla linea di scrimmage. E questa è la potenza di Raffaele, che ha un certo tipo di fisico e come ben detto sembrava chiusa sulla linea di scrimmage, quindi secondo e 5 per, o secondo e 4, insomma siamo lì per Isimen, vediamo quale sarà la scelta di Zarka, 2 running back, uno in posizione classica, uno Raffaele che vede sulla sinistra, e quindi 3 ricevitori per Zarka, che arretra, palla per Bonaparte, che legge benissimo i blocchi dei compagni, viene fuori sulla sinistra e poi arriva con un ottimo placcaggio, questa volta 19, e qua voglio dire, i nostri focus, Andrea, qualcosa vogliono dire. Grazie Gio. Primo e 10, palla sulle 13, nella metà campo Simen, Zarka arretra, palla ancora di Bonaparte, corsa simile a quella di prima, questa volta Bonaparte riesce a evitare 2 placcaggi, mi sembrava che l'avessero tirato giù 2 yard indietro e invece riesce a guadagnare Tano, prima azione del secondo quarto, 2 ricevitori a sinistra, 2 a destra e Binda dietro Luke Zarka, che ricordiamo doppio passaporto, quindi italiano a tutti gli effetti per questa partita, che arretra, cerca i compagni liberi, passaggino corto centrale, vediamo arrivare una flag da molto molto lontano, Dario. Sì, c'è ci permettiamo di dire che è una probabile interferenza, Jordan McNeil all'intervento, vediamo un'altra flag tirata dal capo arbitro e questo col numero 40 dietro Zarka, 5 sugli uomini di linea, nessuna delle due squadre usa il tight end quantomeno in maniera regolare, vediamo, arriva lo snap del centro, non ci sono blitz, ci sono 2 blitz, pallone lungo che viene ricevuto ma non dal, pianto, bravo della vecchia, davvero davvero una giocata da campione assoluto, Rhinos primo e 10, era un touchdown che sembrava fatto, Dario, invece palla Rhinos primo e 10, motion di Bonanno, corsa centrale di Quartola che questa volta però si infrange su un muro di maglie bianche ma anche nere perché il compagno non è riuscito a muovere più di tanto gli avversari e quindi secondo il tanto tempo, consumano tempo perché stanno correndo molto, i passaggi sono all'interno del campo, secondo e 8, vediamo TJ Pryor ricevere il pallone dal suo centro, c'è un blitz anche da parte di Simeno, ma la palla è per Bonanno che la riceve tirandola su da terra per circa 6 yard di guadagno, bravo Bonanno, il box avanza e Querzola sempre nel esatto, il nostro Querzola posizionato come running back. Terzo e 3 per i Rhinos, Praio prende il pallone, decide di lasciarlo a Querzola che entra diretto nel buco, bravissimo Giacomo Querzola, diretto, testa bassa, quel pelo che sono solo delle comparse finora, quindi prime 10 per i Rhinos Milano, palla sulle 32, Praio arretra, un passaggio anche in questo caso corto per il numero 11 dei Rhinos, Gabriele Arioli, e riceve e porta a casa 4 yard. Sì, Rhinos non stanno, le altre partite ha lasciato il segno. Infatti, se vedete la ripresa, Bonan gioca molto molto sotto, circa 12 yard alla linea di scrimmage, che per una safety è veramente poca roba, ecco. Secondo e lungo, Querzola, sweep sulla sinistra, molto larga. Risultato, Dario, scusami. Primo down.
Primo down ovvio, perché i bloccaggi sono andati perfettamente a casa. Paul Morant è sempre 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 in azione. Prime 10 Pryor, la palla per Cira che cerca anche lui l'esterno, lo trova e poi chi arriva, scusa? Trova Morant che anche qui tira una botta regolarissima ma molto molto forte e diciamo ha girato che... Secondo e 8 per i Rhinos, tra l'incisione a sinistra, una a destra, Elvis Cira in posizione di running back, mentre vediamo Querzola le attenzioni del massaggiatore fisioterapista. Pryor arretra, vediamo un po' il passaggio corto sulla destra, completamente da solo Arioli, ottimo blocco di Buonanno, grandissimo blocco di Buonanno, ma Dario ha visto qualcosa che mi era sfuggito. C'è una penalità perché appunto i blocchi sono portati in modo molto molto competente. Secondo e 16 per i Rhinos che ritornano nella loro metà campo, palla sulle 38, un incisore a destra e tre a sinistra, mentre sembra che si sia ripreso Querzola, sta adesso un po' corricchiando sulla sideline per vedere la sua stato fisico. Pryor arretra, deve troppolare un passaggio, buon blocco da lì, arrivano due giocatori in bianco e la palla sembrava ricevuta, sembrava assolutamente ricevuta dal numero diretto di Eastman. Molta pressione di Eastman, Pryor ha dovuto lanciare nell'ultimo secondo. Terzo e 16, per il centro a sinistra, uno a destra, vediamo, sarà di sicuro un passaggio la corsa, la scelta di Pryor, a meno che non sia costretto a correre per la pressione, ed ecco il passaggio che arriva e trova completamente solo sulla sinistra sempre lui, sempre Gabriele Arioli che arriva, va, touchdown, no, Gabriele Arioli viene fermato sulla linea delle due yard. Questo è il commento di fisicità e questa è una cosa importante da notare per entrambe le squadre. Vediamo con la scelta di questo di DJ Pryor su questo terzo immenso. Vediamo, riceve il pallone, arretra ed è una corsa molto, un'azione molto così in controllo, ecco, da parte di Coach Holt. Non vuole rischiare, Dario, probabilmente sa che neanche un passaggio lungo. Non c'era alcun motivo di lanciare una bomba sul profondo, soprattutto con Morant che sta lì dietro e non aspetta altro. Vedremo il punt. Ed ecco i Rhinos al punt, la palla è molto alta, bello, molto in time, vediamo il rimbalzo sfortunato per i Rhinos, diciamo che questo rimbalzo costa 3 yard ai giocatori in maglia nera. Molto molto sfortunato, la palla è tornata indietro di... Meglio tenerlo sotto controllo. Sicuramente, primo e 10 per i Seaman. Due, no, un ricettore a sinistra, due a destra, quello di Raffaele che va a bloccare per la corsa di buona parte, che non c'è assolutamente perché in questo caso... Un numero Nicola, esatto, il numero 99 Claudio Nicola è veramente bene, ecco. Secondo e 13, secondo e sì, 13-14 per Eastman. Vediamo il motion di Risorna che si posiziona a destra, ma c'è un fallo, vediamo, non vediamo un flag, il flag dell'arbitro arriva adesso. No, è quello in fondo, delay of the game, Dario. Sono queste cose, è un secondo e 20. Secondo praticamente 20, esatto, se non sono 20 sono 18 yard. Motion di Risorna, l'azione di prima, Risorna retra, lascia un buco, passaggio lungo di Zaravka che viene, non viene completato, anzi viene deflettato. È stato il numero, ancora il numero 23 della vecchia. 23, sì, della, sì, vecchia. Della vecchia. Vediamo un terzo down, l'ennesimo da quando abbiamo iniziato il commento. Questo ricordiamo, è lungo, eh? Terzo è molto lungo, 18 yard, vediamo Zaravka che riceve il pallone, arretra, cerca un compagno profondo, arriva grandissima pressione ed è sec dei Rhinos, numero 99. Prendendo le misure all'avversario diretto, questo sposta un po' i piani dei due attacchi. Punt di Morant per Eastman, vediamo dove arriverà la palla, calciata dall'americano della squadra bianca, snap rischioso, calcio al limite. Non molto corto, non c'è bisogno di ritorno, ma anche perché la palla esce subito dopo la linea delle 30, sulle 36, bruttissimo punt. Sì, ci è dato un primo gol ai Seaman sulla linea delle 3 yard. Sì, è un secondo quarto di sliding doors questo. Vediamo ancora prime 10 con TJ Pryor dietro il centro. Cira come radio, prende il pallone, ancora corsa a destra, bellissimi blocchi della linea d'attacco. Arriva Paul Morant che basta che passi solo con lo spostamento d'Ario Placca. Sì, sono 5 yard sulle corse. Che bella la linea dei Rhinos quando blocca sull'esterno e come si muovono bene, davvero proprio uno spettacolo da guardare. Secondo e 6, palla che arriva nelle mani di TJ Pryor, vediamo il motion di Arioli,
palla ancora al centro per Cira, trova un ottimo buco, Cira, frutta il blocco, se ne va Cira, sulle 5, sulle 4, sulle 2, Ervis Cira, buco, incredibile Cira, che corsa centrale, che guadagno, meritava il touchdown, possiamo dirlo, fermato 2 yard, primo gol per i Rhinos Milano, palla sulle 3. Vediamo quale sarà la scelta da parte di Praio, la retra, palla ancora a Cira che trova un buco, ma non è quello giusto perché arriva un giocatore col numero 6, mi pare, Dario, che sì, a roster, fammi vedere chi è, numero 2, numero 2, Kevin Kai. Kevin Kai, che è arrivato a una velocità incredibile questa volta, non Morant, ma Kai, che è arrivato e ha livellato Cira. Sì, due o tre giocatori hanno capito la traccia corsa da Cira e l'hanno anticipata. Questo ha consentito a Simen di tenere Rhinos fuori dalla end zone. Vedremo quanto ci vorrà per i Rhinos per entrare. Secondo il gol, palla sempre sulle tre, perché non c'è stato guadagno nell'azione precedente. Praior è lui che si sposta sulla destra, cerca di correre, vede il piloncino e lo entra, gol, touchdown, touchdown in goal line. Ripaio, scusate, c'è stato un momento in cui abbiamo visto primo e gol per i Simen, teoricamente sulle tre dei Rhinos. Touchdown Rhinos. Sì, una serie di... mentre il calcio va a segno, quindi diventa 14-7. Sì, una serie di penalità, una serie di giochi non riusciti. Che si sono applicate le 15 yard di penalità. Vediamo se Della Vecchia andrà direttamente per la golla, per la land zone. E così sembra, vediamo quale sarà la scelta di Buonaparte. Sceglie di ritornarlo Buonaparte. Grande coraggio questo ragazzo, che però non paga, non paga, non paga. Assolutamente no. Oltre al buon lavoro dello special team dei Rhinos. Sulle proprie 10, due ricettori a sinistra, due a destra, vediamo Binda dietro Zaradka che decide di lanciare un bombone incredibile per il signor Risorn, che riceve, ribalta l'avversario, possiamo dirlo Dario, e porta avanti il pallone. Questa è sembrata dagli spalti la giocata più facile, in modo Horn. Effettivamente, vista da quella, sembrava davvero il gioco. La palla che arriva, primo e 10 per i Simen che si avvicinano a metà campo. Zaradka decide di correre, grandissima la pressione, guadagna una yard, due yard, una yard ed esce perché sta arrivando il mondo in maglia nera, quindi scelta saggia. Non abbiamo il cronometro, questa è una nostra costante. Saggio, saggio Dario. Secondo e 9, due ricevitori a destra, due a sinistra, Binda ci pare dietro Zaradka. Che riceve questo pallone, si guarda intorno, grande pressione, la parte palla toccata anche in linea, linea dei, un numero a caso, numero visto già nella sua mente. Terzo e lungo, terzo e 9 per i Simen, snap, vediamo che arriva ed è 5 yard di fallo contro i Rhinos, però tanto poi la palla arriva ad un ricevitore a caso con il numero 18 che non sappiamo chi sia. Era sì, quasi esatto. Passaggio, a parte le battute, Risorn esatto. Limitata, ma da qua non potete immaginare quanto è tutto facile per Risorn nei suoi movimenti. Primo e 10 per i Simen, un ricevitore a destra, tre a sinistra, è sempre Binda dietro Luke Zaradka che arretra, guarda i compagni, guarda prima a sinistra, poi decide di andare lui a destra, avrebbe dato spazio per correre, chiama lui addirittura il compagno, ma la palla non viene ricevuta. Vediamo che a un certo punto ha proprio chiamato lui sul il numero 11, Ismail Mamara, sulle 27 dei 26 dei Rhinos Milano in questo secondo quarto. Vediamo tra carretta, passaggio corto, sicuro su Risorn, e poi lui ci aggiunge due yard che valgono il primo down. E la corsettina di Horn, primo down. E sicuramente Risorn non... 10 per i Simen, palla sulle 16. Vediamo Zalad carretta, guarda soltanto a sinistra, ma la palla era per il numero 88 Gianluca Sorteni, ma gli passa per i Simen sempre sulle 16 dei Rhinos Milano in questo secondo quarto. Ahimè non abbiamo il tempo che manca alla fine del quarto. Due giocatori a sinistra, due a destra, Binda a retre, va a bloccare, si libera, vediamo passaggio lungo lungo lungo, ma molto lungo lungo lungo. Sì, credo che Zaradka abbia colto l'occasione per sicuramente per rimanere dentro il touchdown di differenza. Andare negli spogliatoi con un solo possesso di differenza con i Rhinos è quasi vitale. Zaradka riceve il pallone, guarda a destra, guarda a sinistra, sono pieni i suoi ricevitori, decide di dare la palla a Binda. Allora, permettimi Dario, però difendo Binda, la palla non era per niente bella. Non era... Se non prendeva il primo down, poi sarebbe andato molto più vicino. Ed ecco di Tudici per il figol di cui parlavamo prima, cioè
era automatico che si provassero i tre punti per rimanere a contatto con la squadra. Quindi è un calcio da 35 yard. Vediamo di Tulisi, palla si alza, sembra in mezzo ai pali dalla nostra prospettiva, vediamo se gli arbitri confermano. Così è. Quindi 14 a 10. Ed ecco il calcio, anche in questo caso molto molto basso, viene preso al volo da, mi pare, Jonathan McNeil col numero 5, se ho visto bene, che viene placcato in maniera egregia, sempre da Danilo Bonaparte. Sì, da Bonaparte che si rifà sempre con una giocata. La scelta di coach Holt per i suoi ragazzi, prima 10, palla sulle 25, vediamo Pryor arretra, cerca un compagno, grande pressione. Trova un ricevitore che riceve molto molto bene il passaggio basso, vediamo un po' appena si alza il numero. Primo e 20, palla sulle 17, in questo secondo quarto di cui non possiamo dirvi quanto manca al termine. Andiamo poi a prendere il pallone, grande pressione della difesa dei Simen, guardate tutti addosso al QB che lancia un bombone, troppo lungo. Irricevibile per Tommaso Finadri, che aveva preso anche un mezzo passo di vantaggio. Signori, poi ce la riceve un po' il Morante, i Rhinos che calciano, che partono dalle proprie 16 più o meno, 12 tiro a destra, 2 a sinistra, sempre Cira, non è più rientrato Querzola, corsa di Cira verso il centro, questa volta non riesce a trovare spazio, non è male, comunque un guadagno di 3 yard non è da buttare via, ma vista la distanza non è sufficiente. Sfiziosa di campo. Terza e 15, vediamo TJ Pryor riceve il pallone, 12 a sinistra, 2 a destra, sempre Cira dietro. Pryor retta un passaggio, quindi sarà un tentativo di chiudere il down. Ed è lui che prova a correre, TJ Pryor si avvicina molto e chiude il down. Chiuso il down da TJ Pryor, bravissimo TJ Pryor che chiede ai compagni di molto di più quando serve. Abbiamo visto i risultati. Primo e 10, manca davvero poco al termine di questo secondo quarto. Vediamo cosa faranno i Rhinos per mettere punti sul tabellone. Vediamo, grandissima pressione da parte dei Simen, 5 uomini dentro, Pryor non ha paura, riesce a scappare al blocco di Peveraro che sembrava averlo preso. Peveraro col numero 91 lo aveva tra le mani. Sì, non ci sembra esageratamente grave, ma forse non c'è neanche tanto bisogno di riaverlo in campo. Prime 10 dopo la penalità per i Rhinos, palla sulle 40, motion, vediamo la palla viene consegnata a Cira, invece no, è Pryor che a Buonanno da solo, no, non la prende Buonanno. Sembrava una palla sicura Dario. Qui Buonanno è stato distratto. Sembrava un touchdown fatto quello di Buonanno. Sembrava davvero un touchdown fatto. Assolutamente sì. Secondo e 10, ma adesso è relativo perché mancando così poco tempo. Vediamo se Pryor proverà ancora una volta a tentare il passaggio decisivo. Grande pressione di Simen che provano anche un blitz. Pallone profondo, lungo sulla sinistra di Pryor. Bellissimo intervento difensivo. Fin là non vedo il numero, scusate. Vediamo se riusciamo a... i Rhinos che riuscissero a segnare metterebbero davvero una, non un'ipoteca sulla partita perché è lunga, ma una pietra pesantissima contando come ha ricordato la palla è loro. Sì, mentalmente sarebbe sicuramente così, psicologicamente sarebbe una brutta botta per i Simen. Terzo e 10, vediamo motion, Pryor riceve il pallone al centro, sempre grandissima pressione da parte dei Simen. Pryor deve scappare, decide di correre. Corre sulle 25, sulle 20, sulle 18, sulle 15. Sulle 15 viene placcato in campo, fuori dal campo. Beh, comunque il tempo si ferma per il time out. Era anche l'ultima azione. Quindi, prima di chiudere e chiedere un parere a Dario, punteggio 14 a 10 per i Rhinos Milano. Fine primo tempo, palla Rhinos nel secondo tempo, Dario. Allora, si può il profondo, pronti a ricevere il calcio di Tunisi. Che arriva un bel calcio, bello profondo, Cira al volo sulle 12, la perde e la recupera toccando terra col ginocchio, diciamo una frittatona. Sì, quindi in FIDAF se scendi col ginocchio la partita riparte da quel punto. 10 per i Rhinos, Aioli in motion come abbiamo visto più volte nel primo tempo. Pryor prende il pallone, lo consegna a Cira, ottimo buco, si è visto una voragine sulla sinistra per Cira, 15 yard. Primo. Sulla parte destra della difesa dei Simen. Che voragine che si è aperta per Cira, primo e 10, palla sulle 34, TJ Pryor pronto a ricevere lo snap, la consegna ancora a Cira che questa volta corre sull'esterno, porta a casa altre 3 yard, diciamo il famoso 3,3 minimo
Sindaca alle prese con questo secondo down, vediamo finta la palla gira, arretra, grande pressione, pallone troppo lungo veramente per Arioli, praticamente fuori campo. Anche qui pressione da parte della linea di problemi, in realtà per fortuna loro hanno un running game ottimo. Terzo e lungo, perché sono terzo e sette per il Reino Spinato nella prima metà campo sulla linea delle 37, Prior arretra, cerca un ricevitore libero, buona la copertura, ci pensa Prior, non c'è nessun problema, vediamo un fallo, Prior che esce e guadagna il primo down, questa e è l'azione, questa è l'azione. Poi se io fossi un tifoso dei Seaman direi finalmente un sack, punt. Il punt è alto, è buono, sta tanto in aria, il rimbalzo è rimbalzo ottimo. Rimbalzo è ottimo, Morant lo insegue. Morant la prende, tenta di ritornarlo. Giusto, non può fare molto. Yard. Infatti. Rimbalzo fortunato da parte dei Rhinos che caccia dell'inizio di questa seconda frazione. Anche se la posizione di partenza non è tra le più invitanti, infatti vediamo due running back insieme a Zaladeca, forse per dare un po' più di protezione al quarterback di Seaman. Vediamo, la palla è centrale per Binda che riesce a correre bene, ottimo anche il supporto dei compagni che hanno continuato a spingere insieme a lui. Sono qualcosa come 8 yard di Binda che... primo down e 10 per i Seaman, esatto, palla sulle 20, quindi 10 aggiuste di guadagno e qualche spicciolo per l'azione di le due azioni precedenti. Zaracca riceve il pallone, vediamo, finta di corsa a destra, invece la palla è da sinistra, questa volta no way Dario, no way. Letta molto bene dalla difesa dei Rhinos questa azione, penso che ci sia l'ennesima penalità. Spero che influiranno sul gioco offensivo delle due squadre. Primo e 10, Zaracca arretra, guarda solo sulla sinistra, passaggio troppo lungo, vediamo che c'è anche una flag lanciata qua in basso, sì. Scusate, a destra della lontanissima in basso sul teleschermo, Gio, in basso sul teleschermo dei Rhinos Milano, quindi primo e 10 per i Seaman Milano che sbarcano sulle 46 dei Rhinos Milano, nessun running back, tutti i ricevitori per Zaracca, grande pressione della linea, Zaracca si arretra, tira una bomba che non viene ricevuta tutta sulla sinistra, credo che conti un po' l'acqua, oltre a un fallo, sì. Che fallo, sono arrivate sulle 36 dei Rhinos, questa volta vediamo Binda, ci pare, dietro Zaracca con due ricevitori a destra e una a sinistra, Binda corre, no era Bonaparte, scusate che finta di correre, passaggio per Raffaele, ricezione tranquilla, extra guadagno di Raffaele, che si avvicina di molto, fumble, ha perso il pallone Raffaele, non era ancora per terra, quale sarà la chiamata arbitrale, vediamo, gli arbitri non si esprimono, nessuno fa gesti, tratta sulle 25, prime 10 per i Rhinos. Solito motion di Arioli, vediamo cosa faranno i Seaman, grande pressione in linea, corsa di Cira che cerca un varco che non trova assolutamente, sono solo due le yard questa volta di guadagno per il running back bolognese. Sì, qui è mancato lo spunto sul primo passo a Cira che non è riuscito a capire che doveva probabilmente correre 5 yard più per... Vede che piove in maniera molto evidente, secondo e 7 per i Rhinos Milano, TJ Prior è un gioco di passaggio, lancio corto sulla sinistra, passaggio molto brutto su Arioli, vediamo, è incompleto questa volta, brutto passaggio. Sì, diciamo che il campo... Vediamo se è TJ Prior quello che innesta la marcia delle prossime azioni, terzo e lungo per i Rhinos, terzo e 7, vediamo Coach Holt dare il segnale, il gioco, quella che è la chiamata, tre ricevitori a destra, uno a sinistra, Prior dice a Cira guarda che c'è un blitz, dagli un occhio, e infatti il blitz arriva, Prior così riesce a lanciare, ma il passaggio è molto corto, incompleto addirittura, scusa Dario. Sì, altra palla per Artioli che arriva a corta, decisivo. Oh, però brutto snap. Simone Storti cerca di portare a casa qualcosa, Moran chiama un fire catch. Perché comunque la posizione di partenza è buona. Il punter dei Rhinos però dopo quello snap ha fatto il massimo che poteva fare, a quel punto aveva poco di terzo quarto i due attacchi, però torniamo sulla partita. Piove veramente tanto in questo momento. Prime 10 per i Seaman, Zaracca arretra, consegna, no è una finta ancora, ci abbiamo creduto, passaggio intercettato, no! Ho visto l'intercetto Dario. Sì, l'hai visto perché l'abbiamo visto un po' tutti. Comunque incompleto, secondo e 10 per i Seaman Milano
con in campo Binda, ottime le finte di corsa, in questo caso Binda diretto va sul blitz, Zalacca si muove, c'è una flag arbitrale che vediamo, sarà molto probabilmente un holding, Zalacca mette tutto il suo corpo in questa azione, ma riteniamo che Dario vada tutto indietro. Sì, i Seamen torneranno indietro per un holding sulla zona destra della loro linea offensore, a quel punto lo vedi molto meglio ed è il caso di questi holding chiamati durante questa partita. Secondo e 20. Secondo e 20 con Zalacca che arretra, si sposta sulla destra, scivola e cerca di portare via il pallone, ha fatto la cosa migliore che potesse fare in questa parte adesso, quindi aspettiamoci altri drive molto difficili per i due attacchi. Terzo e lungo, 13 tiri a destra per il Seamen, una a sinistra, vediamo Zalacca che guarda ed è uno screen che viene corso da Binda che si avvicina alla chiusura del down, no scusate era il primo palo quello, ce n'era un secondo ancora più avanti. Beh, diciamo che però un buonissimo guadagno per i Seamen che giungono a sole 5 yard dal down marker. Ovviamente qui non c'è molto da giocarlo, anche perché gli attacchi non stanno più rendendo come prima, l'attacco dei Seamen non è più nelle condizioni in cui era solo due quarti di gioco fa. Per il punt vediamo Morant che tenterà di metterla, mentre c'è un giocatore dei Rhinos, Nicola, proprio che deve uscire dal campo alla chetichella. Morant piazza questo punt sulla destra, stupendo calcio di Morant, la palla non entra e non entra, Dario, si ferma sulle due. Incredibile calcio, la palla una volta colpito il terreno si è adagiata su di esso e ha coperto le 10 yard, che è molto remota. Primo e 10 per i Rhinos sulle loro due, vediamo la difesa dei Seamen aggressivissima con tanti uomini sulla linea ed è TJ Pryor che fa quello che deve fare, riesce a evitare che Paul Morant, se ne va TJ Pryor, grande corsa e grande buco di Morant, non siamo abituati a vedere queste cose. Che Morant sbagli un placcaggio in questa maniera. E quindi sono tolti in una brutta situazione. Primo e 10 per i Rhinos, sempre con una formazione classica, diciamo. Anzi no, perché è stato aggiunto un uomo di linea, vediamo, in più da parte della squadra in maglia nera. Corsa di Pryor direttamente in modo da evitare problemi con i blocchi, grande Pryor, grandissimo, se ne va TJ Pryor, esce dal campo sulle 38-39. Che TJ Pryor, sì, qui ha guadagnato 25 yard forse nel tempo dalla difesa dei Seamen di adattarsi a questo nuovo possesso. Vediamo, corsa centrale questa volta di Cira, tantissime yard, corse dal numero 33 Hervis Cira. Sì, tutti i suoi compagni che ora stanno rendendo tutti alla stragrande. Ancora corsa centrale di Cira che questa volta viene fermato, mancano proprio due blocchi, ecco. Come i difensori dei Seamen sono rimasti da fermi. Dei Seamen che trova. Secondo e 8 per i Rhinos, palla sulle 20 dei Seamen Milano, ancora corsa di Cira che trova un ottimo buco e proprio viene placcato quando stava facendo probabilmente il taglio che gli avrebbe portato verso l'esterno, viene in questo caso ottimamente fermato. Errato, ancora la stessa formazione con Pryor davanti a Cira. Terzo e quattro, motion di Arioli da destra a sinistra. Pryor prende lo snap, lo finta, anzi lo lascia Cira che trova un ottimo varco, grandissimo guadagno e primo down, ci pare di vedere. Hervis Cira davvero non ci sta facendo rimpiangere Giacomo Querzola. Ovviamente rimane la bontà del gioco di Cira in ogni caso. Che fatica che sta facendo Seamen con questo attacco che non dà tempo di rifiatare, ma anche soltanto proprio di rifiatare anche mentalmente. Vediamo adesso Pryor si inginocchia perché è talmente evidente il fuorigioco dei Seamen, Dario. Sì, che non vale la pena giocare l'azione offensiva, quelle yard che ti dà la penalità bastano e avanzano per avere un buon guadagno. TJ Pryor, primo gol, palla più o meno sulle 5, pronto a ricevere lo snap, formazione molto chiusa dei Rhinos. Vediamo Cira che riesce a entrare nelle maglie della linea d'attacco di difesa ed è un bel guadagno. Una partita comunque punto a punto. Secondo gol, palla sulle 3, Rhinos in attacco, vediamo cosa c'è tra di Cira che viene livellato. Qua Dario il termine esatto è livellato. È esattamente quello e vediamo quanto è stato prezioso il time out, anche solo
vediamo se succederà ancora. Terzo e due, sempre terzo e due, terzo e gol, 2 yard alla goal line per i Rhino Spinelli in questo terzo quarto. Vediamo, Pryor tiene il pallone, trova il buco ed entra in touchdown, TJ Pryor, secondo touchdown di giornata. Sì, è il vantaggio di avere un quarterback mobile, che la difesa, se va sul running back come in questo caso la difesa dei Seaman, 90 volte su 100 il quarterback. E questo deve andare a più 11, ma ve lo diciamo subito in diretta. Scivola il kicker, vediamo che succede. La palla non entra, questo non sapete che valore ha per i Seaman stare a 10 punti piuttosto che 11, vi spiega Dario perché. Dalla Vecchia pronto al calcio. Ecco il calcio Dalla Vecchia, scivola anche lui. Le condizioni del campo stanno diventando un fattore. Vediamo la palla, Danilo Bonaparte trova un buco sulla sinistra, si invola Danilo Bonaparte, viene fermato soltanto sulle 33-34. E indovina chi ha fatto il placcaggio. Questo è un gioco, come abbiamo detto all'inizio, non è affatto il massimo. Primo e 10 per i Seaman, palla sulle loro 33. Zalatka retra, la consegna a Binda, vediamo che spinge il mio compagno, fumble di Binda, la palla è nera Dario. Questo gioco è una specie di grosso disastro. Luca Vanni è il giocatore dei Rhinos che ha ricoperto il pallone, onore a lui, è giusto citarlo. Primo e 10 per i Rhinos, grandissima pressione Seaman, Macira non interessato alla pressione, trova il buco, rimane in piedi sopravvivendo a una botta di Morant, che giocatore. Sì, Cira si sta mettendo decisamente in mostra quest'oggi. Su Milano, che sono nella metà campo dei Seaman dopo il fumble di Binda. Pryor riceve lo snap, la palla viene lasciata ancora a Cira, che questa volta viene fermato in maniera pronta e così completa e precisa. Succede a volte, è una caratteristica del running game, non funziona sempre, altrimenti tutti correrebbero sempre. Arioli in motion da destra a sinistra, TJ Pryor riceve lo snap, intenzione di passare il pallone, passaggio centrale sicuro, completo, che viene raccolto dalle sapienti mani del numero 17 dei Rhinos Milano, che è 25 nella metà campo dei Seaman. Un ricettore a sinistra, due a destra, un running back, vediamo Pryor, corre direttamente lui sulla destra, trova un ottimo buco Pryor, arriva Morant e lo perde! Morant non lo ferma, TJ Pryor, touchdown! E non vorrei anticipare, però qui Pryor va a mettere un paio di dita sul premio di MVP di questa partita, è il terzo touchdown che realizza. Qui ad esempio il blocco di Cira non è andato a buon fine, ma semplicemente Pryor è atleticamente troppo avanti, e anche se il blocco non è andato a buon fine quello di Cira, è riuscito a passare di lato al giocatore bloccato e poi ad evitare l'ennesimo placcaggio alto della difesa dei Seaman, che deluso da Morante. Ma qua sembrava che ci fosse. Hanno sbagliato un po' tutti contro Pryor in questa partita, quindi anche lui non è stato. Attenzione! Questo è un fuorigioco, credo, di Morant. Credo che in questo caso sfruttano il vantaggio di avere una palla a una yard, praticamente una yard e mezza. Vediamo Pryor, lancetto intercettato. Forse un po' troppo pigro, Dario. Sì, è più un esercizio di stile che non un tentativo, tra virgolette, serio questo di Pryor, che ha avuto tutto il tempo per lanciare degli avversari e qui si è visto il kickoff. Ed ecco il kickoff, vediamo ricevuto al volo, questa volta sulle 10 dai Seaman, si cerca un buco centrale, viene trovato un buco centrale, quindi è un ottimo ritorno, Dario, perché viene fermato sulle 28 yard. E i Seaman cosa hanno adesso da fare, Dario? Adesso prenderanno controindicazione. Prime 10, Seaman nel loro territorio con la palla sulle 28, quarto, Zalarca retra, lancia sulla sinistra, un trovo ricevitore completamente da solo, extra guadagno che vale quasi il primo down per l'87 Sorteni. Primo down per Fiamenghi, ottimo con quell'extra guadagno che ha messo in piedi. Zalarca riceve il pallone, arretra, trova un buco, prova a correre, non c'è spazio, anche se davvero non si arrende mai, ma qua era impossibile. Arrivano due placcaggi uno dopo l'altro, il primo. Non ha fatto nulla e si messo non il figlio di Tunisi a fine secondo quarto. Secondo e 12 per i Seaman, Zalatka retra, cerca un compagno, decide di correre ma non si va da nessuna parte.
mi pare di aver visto Miranda, per Rhinos il numero Andrea Miranda, 93. Andrea Miranda che reduce, le salutiamo reduce da Olimpia per cercare i suoi ricevitori. Vedremo, terzo down è lungo, terzo e 14 per il Siven Milano che devono assolutamente segnare. Grandissima pressione della linea, Zraka scappa, lancia quasi ad occhi chiusi e arriva il deflesso del numero 20 dei Rhinos Milano, che scusate ma non ce l'abbiamo a roster. Attenzione a Morant al punt, attenzione a Morant finta, al punt. Finta alert, finta alert, finta alert. Siamo Morant, larghi. Quarto e 13, vediamo. Non c'è finta, c'è un calcio molto molto bello, guardate. La palla quanto sta in aria, come a terra, irricevibile praticamente dal ritornatore, si ferma sulle 18. Sì. Prime 10, palla sulle 18, TJ Pryor e Cira alle sue spalle. La palla viene lasciata a Cira che questa volta non trova assolutamente spazio, proprio non c'è spazio in cui muoversi per il running back bolognese, una yard. Rispedito indietro, questo è il prodotto di quello che dicevo poc'anzi. Abbastanza standard. Secondo e 9, TJ Pryor arretra, un passaggio corto, sicuro, nelle mani di Arioli, che guadagna il primo down. Sì, eccolo qui il primo down, arrivato su un passaggio, giusto per smentirmi. Evidentemente questi passaggi sono ritenuti sicuri. 10 per i Rhinos, palla sulle 32 nella metà campo dei padroni di casa. E questa volta Pryor decide di tirare il pallone dopo la finta. E cosa fa? Come diceva Dario, non deve rischiare nulla e scivola. Dopo 5, 6 yard, 7 yard. Arrivato dai Guelfi in Firenze, ringraziamo gli amici a casa. L'ho anche citato prima perché ha fatto il ritornatore, pensa a te. Cira sulla sinistra, Dario, risultato? Primo down Rhinos, sono arrivati i due primi down che dicevo. E quindi i Rhinos conoscono molto più di quanto le conosciamo noi, invece in questi casi diventa abbastanza leggibile. Prime 10 per i Rhinos Milano, il tempo corre in questo quarto quarto, la palla viene lasciata questa volta a Cira che trova un ottimo buco centrale, sono altre 9 yard, incredibile che clinic stanno mettendo in piedi i Rhinos. Sì, lei come in questo caso lo mette giù, ma credo che sia anche un premio farsi prendere. Sì, davvero, perché ci si è arrivato fin là. Secondo e 2 per i Rhinos Milano, vediamo quale sarà la scelta, ancora palla lasciata a Cira. E il risultato ve lo dice Dario. Tanto è già un altro primo down. Tanto già, scusami, ma corre ovviamente, si ferma giusto per riposizionare il pallone dopo un primo down, ma poi riprende la corsa del cronometro che in questo momento è tutta a favore dei Rhinos Milano. Vediamo TJ Pryor prende lo snap, grande pressione centrale. Cira non può fare nulla in questo caso se non difendere il pallone, che è già buona cosa. C'era stato un blitz abbastanza evidente in più forse della difesa dei Siemens in quella parte di partita, in cui la parte di gara in cui questa squadra è rimasta a punto punto. Secondo e 11, secondo e 12, corsa negativa quella di prima per Cira. Vediamo i Rhinos con pallone TJ Pryor sulla destra. Questa è una corsa che abbiamo già visto, parte anche una flag, la state vedendo. Morant non riesce ancora ad arrivare su Pryor se non dopo 25 yard. Vediamo quale sarà il fallo. Resta il fatto che TJ Pryor atto, però alla fine comunque altra azione, altro tempo che corre. Sì, l'atteggiamento non cambierà. Secondo e 25 per i Rhinos, Pryor arretra, dà la palla a Cira che con un taglio rimane in piedi. Cira, e sono tantissime yard per lui, Ervis Cira. Fantastico oggi, qui altissima, è un cambio di passo sicuramente il migliore in campo come Pryor. Soprattutto perché sembrava placato, Dario, sembrava fermato dopo 3 yard. Grandissima corsa di Ervis Cira che è entrato per sostituire Querzola ed è diventato il suo protagonista dell'incontro. Vediamo, la palla c'è ancora Cira che sta per scivolare ma rimane in piedi per tante tante yard, 10 yard di guadagno, primo down. Ennesimo primo down preso da Cira, che di cui sarò molto, e quindi credo che sia questo quello che è successo ai Siemens. Prime 10, palla per TJ Pryor che la consegna, cambio del reparto Rani perché non cambia il risultato. Guardate, andiamo, se ci date un attimo, andiamo subito a leggere chi è Gogat. Il numero 44, David Gogat, finora 7 purate per 16 yard per lui.
entra in questi ultimi giochi, quanto ne approfitterà il nuovo running back numero 44 dei Rhinos. Shira, che prima di questa partita aveva ben 11 yard corse nei Rhinos in questa stagione. Palla Gogat, che questa volta non trova assolutamente spazio, giustamente difende il pallone. Terzo e 3, terzo e 4 per i Rhinos, che fanno impazzire la difesa. Adesso ha giustamente rallentato, vediamo. Palla lasciata ancora a Gogat, che si muove, rimane in piedi, incredibile. Il running back non ha forse un guadagno, però quella mossa che l'ha lasciato in piedi, tanto di cappello. Grazie a dire TJ Pryor, 3 touchdown, prestazione mostra. Però partiamo dal presupposto che TJ Pryor magari tu l'aspetti, vediamo cosa fa. E non chiude, sì, chiude anche un primo down, quindi voglio dire, diciamo, Dario, però TJ Pryor un po' te lo aspetti questa prestazione. L'altro nome che mi viene in mente è Ervis Cira, per tutto quello che ha fatto, quindi lascio a te la scelta. Molte volte ha fatto un lavoro incredibile, sappiamo che la difesa dei Seaman in difesa, soprattutto in linea, è ottima, e quindi io premierei Pryor, anche perché è una prestazione che dimostra che quanto questo giocatore tenga. Perché, come ha detto Andrea, c'è stato un fallo. Ricordiamo che il tempo sta comunque correndo, corsa di Gogat sulla sinistra, che deve, ha solo come compito quello di rimanere in campo e ancora in piedi. Grande Gogat, che viene girato ma non tocca terra, giusto, certo, Dario? Regolamento. Offerta di Filaf TV questa settimana in streaming. 26 a 10 il punteggio, meno di un minuto alla fine, crediamo. Rhino secondo e gol sulle 7, punto da scorrere il tempo. Vediamo la palla a Cira, che entra all'interno della linea, non arriva in end zone. Gloria in questo finale che ci sembra segnato, che lo è. Terzo gol, la palla è ancora per Cira, che questa volta non trova assolutamente un varco, trova solo tante maglie bianche che se lo abbracciano e se lo portano a terra. Sì, stanno andando i titoli di coda su questo derby, è stato un derby.